Sì, ormai siamo alla 17ª edizione, abbiamo ripreso dopo un anno di sosta rigenerante e avevamo il dovere di farlo, perché questa cosa che va avanti, sì, è la 17ª edizione, però diciamo è da quando abbiamo aperto la trattoria che io ho sentito subito l'esigenza di rivolgermi all'esterno e quindi regalare al quartiere e alla fine alla città un qualcosa che deve continuare ad andare avanti. Quindi ci siamo riposati un anno, ma insomma ora sento davvero il bisogno di fare questa cosa qui. Anche alla luce di quello che sta succedendo in città, insomma la città sta cambiando, il turismo, io dico grazie a Dio, sta aumentando. E quindi questo è un modo anche un po' di regolamentare un quartiere, una città. Non voglio dire che faccio da esempio, però io credo che se gli esercenti, i commercianti, i residenti lavorano insieme, si riesce in qualche modo a tutelare il proprio ambiente, il proprio quartiere. E io credo che oggi, dopo 23 anni di Quattro Leoni, insomma non dobbiamo più dimostrare niente a nessuno, e questo è un dato di fatto. Insomma, la piazza è bella, e le attività commerciali hanno aperto, tra un po' ci saranno anche al secondo piano. Avevamo i capelli meno bianchi quando abbiamo iniziato, ma però lo spirito più o meno è quello lì. E quest'anno, dopo fra l'altro un anno di pausa, l'anno scorso non fu fatto il festival, dopo un anno di pausa ci siamo rilanciati, direi piuttosto alla grande. Addirittura quest'anno ogni giorno ci sarà un doppio concerto, alle 19 tutti i giorni ci sarà un gruppo di ragazzi, giovani emergenti jazz molto 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 bravi, che apriranno appunto la serata musicale, e poi alle 21 il concerto invece dei musicisti, gruppi più noti, più esperti. È importante, è una cosa a cui teniamo molto, era già diverse edizioni che noi dedicavamo una serata alle scuole di musica. La prima sera, cioè l'11 di settembre, c'è una serata dedicata a Chet Baker. Chet Baker, che è morto appunto 20 anni fa cadendo da una finestra dell'hotel Prince Hendrik di Amsterdam. Sono passati 20 anni e lo vogliamo ricordare. Sarà una serata piuttosto impegnativa, sarà aperta da Francesco Martinelli, che è un storico musicale, che ci racconterà in breve, ovviamente, una mezz'oretta, la vita e soprattutto l'arte e la carriera di Chet Baker, facendo anche vedere, ascoltare delle cose, facendo vedere filmati. Poi ci sarà il concerto con dei grossissimi nomi del jazz italiano, ci sarà Fulvio Sigurtà alla tromba, Stefano Onorati al pianoforte, Stefano Segni al contrabbasso e Walter Paoli alla batteria. Che ospiteranno un cantante danese che si chiama Mad Matthias. Poi invece il giorno dopo, il 12, ci sarò io con il mio trio, che è Jazz Alcaline Trio, con Alessandro Fabio alla batteria, Alberto Marsico all'organo, io al vibrafono, che ospiteremo Scott Hamilton, un importante sassofonista che tra l'altro vive da poco tempo in Italia, un sassofonista americano che ha suonato con tutti i più grandi, ha suonato anche con Benny Goodman, quindi un grande del sax, del jazz americano. È anche molto molto divertente. E finirà alla fine il 14, l'ultima sera, con un appuntamento che ormai dura da diversi anni, non poteva mancare, The Love and the Band, un gruppo del cantante newyorkese, The Love appunto. Sembra quasi una parolaccia, Ho fatto sì la regia, per la prima volta, non la regia, a un videoclip musicale. E io, che tra l'altro sono anche stonato, e la cosa anche più assurda, per dirvi come l'Italia è messa male, siamo arrivati secondi al Festival del Mediterraneo, dove su 1500 videoclip musicali questo arrivò secondo. Pensa la decadenza italiana. E comunque ho fatto questo
video con loro e diciamo, ho raccontato una storia sostanzialmente, per cui non sono andato lontano da quello, poi cerco di fare in cinema, insomma. Il tuo collegamento con Settembre è la Piazza della Fassina? È perché c'è la Leggera Electric, perché devo leggerlo, Folk Band, hanno questo nome molto sintetico, che suonerà il 12 e presenteranno in anteprima il videoclip che si è girato, per cui il mio collegamento... Sei collegato emotivamente col quartiere Santo Spirito, con la... Emotivamente sì, che scherzo, ci ho vissuto... Ma cosa significa per te questa? Ma io faccio... Location. Mi piace tantissimo e poi io vengo dal paese in un certo qual modo, pur essendo in città, qua sembra di rivivere le dinamiche paesane. Mi piace, ci ho vissuto, ci ho concepito, almeno credo, è un figlio, almeno se le cose tornano. Non si sa mai, infatti è un'illusione che ho, quindi ci sono molto affezionato, sì. Bene, grazie. Grazie.